Teramo si regala un Natale con i tre punti e una lunga vacanza prima della gara contro il Vicenza del prossimo 20 gennaio, battendo il Mestre 2-0 al termine di una serata finalmente serena, anche se per sbloccare la gara ci sono voluti 63 minuti di sofferenza. Il diavolo parte con la coppia d'attacco di Reggio e Lewandowski tra i pali, ma sono i veneti ad essere più in palla. Lavagnoli al tredicesimo ci prova dalla distanza, ma dopo nemmeno due minuti Zeronelli deve rinunciare per forza di cose a Neto Pereira dopo uno scontro di gioco fortuito con Vars a centrocampo. Il sudamericano è costretto a lasciare il posto a Dario Sottovia e nell'economia della gara la sua assenza si farà sentire. Il Teramo fa fatica invece a costruire azioni pericolose, quella di Tulli al 26esimo in ripartenza servito da Bacio Terracino non fa male a Favaro, un lungo nulla anche perché il corner dello stesso Tulli al 38esimo trova la testa di Speranza che sorvola lentamente la traversa. Il Mestre allora capisce le difficoltà dei padroni di casa e nel finale di tempo prova a premere sull'acceleratore. Al 40esimo Zecchin prova la staffilata da lontano ma è Sales a deviare il pallone in angolo, mentre Lewandowski è reattivo quando al terzo minuto di recupero della prima frazione deve chiudere la saracinesca la girata aerea di Stefanelli da calcio d'angolo. Ma la sensazione all'intervallo è che Asta debba inventarsi qualcosa per modificare l'inerzia di una partita che sembra bloccata. Entra Barbuti e la punta al 53esimo ha subito l'occasione di protestare per un contatto in area di rigore con Boffelli, che l'arbitro però non giudica da rigore. Il diavolo un minuto più tardi non paga dazio quando l'errore di Speranza libera la ripartenza fulminea di Spagnoli, che invece di calciare verso Lewandowski non si fida del suo destro e cerca Sottovia, favorendo il recupero tempestivo di Sales in ripiegamento. Il Teramo però ha un sussulto al 63esimo ed è un sussulto vincente. Dal corner di Bacio Terracino spunta la testa di Riccardo Barbuti che spizza sul secondo palo, lì dove spunta il gambone provvidenziale di Nabil Caidi che si allunga e trafigge Favaro per il gol del vantaggio biancorosso. Un gol fondamentale che non solo sblocca la gara ma restituisce fiducia e convinzione alla Teramo che da questo momento in avanti sarà una squadra diversa. Il Mestre tenta la reazione a metà tempo e sempre con Sottovia. Al 70esimo il diagonale di sinistro si infrange sui guantoni di Lewandowski, mentre il tentativo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, 4 minuti più tardi, trova il muro del solito Sales, autore ancora una volta di un match praticamente perfetto. Asta inserisce anche Soumaré per passare al 3-4-2-1 e le cose funzionano perché l'esterno al minuto 83 va via a Boffelli, forse con un fallo, vede e serve a centro area De Grazia che controlla male, ma ha il tempismo giusto per allungare la sfera a Barbuti che si gira e calcia verso Favaro. Portiere ospite non trattiene e la sua rete mette l'ipoteca sulla vittoria del diavolo che sale a quota 21 punti, aggancia il Mestre e ridona ossigeno alla classifica attuale, adesso molto meno preoccupante. Ora la lunga pausa, anche se la Serie C torna in campo venerdì prossimo, ma non il Teramo che osserverà il turno di riposo. Col Vicenza, dopo metà gennaio, potrebbe già essere, grazie al mercato, una squadra leggermente diversa.